Buongiorno a tutti, mi chiamo Federico Zambelli Osmer, sono Head of SMB in PayPal per Western Europe. PayPal, azienda quotata al Nasdaq dallo scorso anno, 2015, è fondata nel 1998, nel 2002 fui acquisita da eBay e lo scorso anno appunto siamo diventati indipendenti e siamo quotati al Nasdaq 100. PayPal è un'azienda piattaforma di pagamenti dove abbiamo 188 milioni di consumatori attivi che utilizzano regolarmente PayPal e dall'altra parte abbiamo più di 14 milioni di merchant che a loro volta accettano PayPal. La missione di PayPal è sostanzialmente financial inclusivity, cioè dare la possibilità al network di consumatori e al network di merchant di poter disporre del proprio denaro, di poterlo movimentare, di poter creare transazioni da consumatore a merchant e poter accedere a servizi finanziari altrimenti non accessibili, come per esempio il credito, sia lato consumatore sia lato merchant. In termini di, giusto per darvi anche una introduzione, un anticipo, perlomeno un riassunto di quello che ho, di quello di cui ho parlato durante il workshop alla tavola rotonda. Ci sono due temi importanti che secondo noi per il mercato italiano in particolare devono essere considerati dalle aziende piccole e medie imprese. Il tema legato al mobile è ancora un fattore di crescita molto importante. In termini di traffico ha raggiunto volumi che hanno superato il web perché abbiamo più del 60% del traffico attualmente connesso avviene tramite piattaforme mobile. Tramite device mobile e viceversa i volumi di transatto, i volumi di e-commerce sono solo del 15%, ma questo è il valore di mercato. Se andiamo a vedere la piattaforma PayPal, il transatto mobile è del 30%. Perché questo? Perché noi puntiamo molto sulla user experience a livello mobile, quindi ottimizzare la user experience del consumatore sul device mobile per aumentare quindi la transazione. Dall'altra parte, come dicevo, c'è il cross border. Il cross border è un tema fondamentale per i clienti, per i merchant italiani, per il valore della manifattura e del tessuto economico tipico delle piccole e medie imprese italiane. L'export rappresenta un'opportunità. Mediamente i consumatori in Europa comprano mediamente 80% in nazioni non in cui sono residenti. In Italia l'81% dei consumatori compra all'estero. I maggiori paesi dove viene esportato il merce praticamente di merchant italiani verso l'estero, basandoci su dati PayPal, è la Francia, poi c'è l'Inghilterra e poi c'è la Germania. Questo un po' per darvi un'introduzione a PayPal, quali sono i temi principali, attuali, di sviluppo e di opportunità per le piccole e medie imprese. Ci sono altri due temi importanti che devono essere considerati, che sono innanzitutto il marketplaces, sono un nuovo trend nel quale poter entrare, poter vendere i propri beni e servizi e poter eventualmente anche entrare in nuovi mercati tramite le nuove piattaforme di marketplace che si stanno sviluppando sempre più nel panorama dell'e-commerce globale e sono un'opportunità soprattutto per le piccole e medie imprese, per le basse barriere d'entrata. D'altra parte, un altro trend su cui stiamo investendo e che sta caratterizzando il nuovo commerce o e-commerce è il contextual commerce, cioè poter scatenare o attivare transazioni economiche al di fuori di quello che è una tipica esperienza checkout in ambienti come possono essere i social media o come possono essere le live chat. Ad esempio Messenger. Di recente è stata comunicata appunto una partnership con Facebook per quanto riguarda l'integrazione del metodo di pagamento PayPal all'interno di Messenger come chat. Questa è un po' una presentazione mia di PayPal, i temi di cui abbiamo parlato oggi durante la tavola rotonda e il workshop e se ci sono domande, volentieri io sono qui pronto a rispondere. No questions? Dicevo un tema legato al tema delle commissioni. Il tema delle commissioni è un tema ovviamente importante, soprattutto per le piccole e medie imprese.
fatto. L'aspetto importante da considerare quando parliamo di un metodo di pagamento è il valore che sta dietro anche al servizio, che va oltre quello che è la transazione economica, ma anche l'impatto che può avere in termini di user experience all'interno del sito, all'interno del mobile, all'interno delle esperienze su differenti device e soprattutto per entrare in contatto con mercati esteri. Poter fare affidamento su una piattaforma come PayPal è un valore, è un asset strategico. È importante essere coperti sostanzialmente e potersi affidare a un player che sostiene tutta la parte di l'investimento in termini di compliance con la regolamentazione locale, sistemi antifrode e soprattutto che porta un valore in termini di consumer base, clienti che non acquistano se non vedono PayPal, è un tema di conversione. Quindi all'interno del costo delle transazioni ci sono anche questi valori che vanno ben oltre il tema dello scambio di denaro, ma il valore aggiunto di clienti che si affidano a PayPal per effettuare una transazione in sicurezza e soprattutto la conversione, cioè poter accelerare e chiudere più transazioni rispetto a quanto se ne chiuderebbero senza PayPal. Perché leggo una domanda, dice: perché non è possibile inserire una tassa percentuale al momento del checkout PayPal nel modulo PrestaShop? Ora, non mi è chiaro di che cosa si parli questa tassa. Ci tengo a sottolineare che la pratica del surcharge, cosiddetta sui metodi di pagamento, è una pratica non permessa. Quindi se il riferimento è a questo, non è presente la possibilità all'interno della piattaforma PrestaShop su PayPal, perché questa non è compliant con le normative sui sistemi di pagamento. Cito, nella tesa di altre domande, una cosa interessante che ho citato e che ci tengo a riparlarne è il PayPal OneTouch. PayPal OneTouch è un prodotto che permette di poter accelerare ancora la conversione del funnel, al momento del pagamento, e sostanzialmente dà la possibilità di poter memorizzare le credenziali del consumatore all'interno del proprio device, e quindi il consumatore nel momento in cui inserisce le credenziali su un merchant, quando andrà a ripagare con PayPal anche su un altro merchant o su un'altra applicazione, potrà fare leva sulle credenziali inserite precedentemente e non dovrà reinserire la password. Questo aumenta la conversione soprattutto negli acquisti successivi anche su altri merchant. Quindi si crea un beneficio complessivo per tutti i merchant presenti sulla piattaforma e non solo per il primo che ha fatto la transazione. E questo è un altro valore legato al fatto che avere PayPal va ben oltre quelli che sono i costi, ma va ad accelerare quello che è il business e le vendite, a prescindere dai canali sui quali state operando. PayPal One Touch poi è cross-platform, perché sia su device, sia su smartphone, sia su tablet, sia su web. Nell'attesa che arrivi un'ultima domanda, ci tengo anche a ricordare all'audience che ci sta ascoltando che parte di PayPal è stata una strategia molto importante per PayPal, e questa è quella di innovare continuamente nel proprio mercato. Questa innovazione passa attraverso acquisizioni. E anche attraverso acquisizioni, PayPal ha acquisito 3 anni fa un'azienda che si chiama Braintree per poter andare a gestire anche tutti i metodi di pagamento, carte di credito, wallet
come anche Apple Pay in tutti i mercati a livello globale, quindi di estendere la propria copertura, la propria share of checkout da solo il wallet ad anche gli altri metodi di pagamento, comprese le carte di credito. Altra importante acquisizione è stata quella di Xoom, questa più rivolta alla parte consumatori, per abilitare la possibilità di trasferire denaro all'estero, quello che viene chiamato in gergo remittances. Quindi, oltre all'utilizzo di PayPal come piattaforma per trasferire il denaro, abbiamo acquisito Xoom, che aveva la tecnologia disegnata ad hoc per la gestione delle remittances. Abbiamo acquistato un'azienda che si chiamava Modest, l'abbiamo integrata nei nostri servizi, che è la tecnologia che permette di poter andare oltre quello che è la vendita al checkout, cioè all'interno del sito, ma portare le vendite all'interno dei social media, all'interno di altri contesti che non sono propriamente e-commerce, e questo per poter dare maggiore opportunità agli operatori, anche piccoli operatori, di poter vendere su differenti canali, facendo sempre leva su quella che è la sicurezza e la solidità di una piattaforma PayPal. Quarto aspetto, quarto tema che è molto importante, è legato all'acquisizione che abbiamo fatto lo scorso anno su Paydiant. Paydiant è una soluzione che permette di poter portare il pagamento sia in esperienze chiamate offline, quindi al POS, ma arricchendolo di valore, cioè non solo per la gestione del pagamento, ma portando quello che è anche la possibilità di gestire programmi di loyalty e per poter creare un ingaggio maggiore con la propria consumer base. Tutte queste soluzioni sono soluzioni per abilitare e pagamenti, per abilitare la transazione, ma soprattutto per abilitare la strategia dei nostri merchant. Il nostro obiettivo non è quello di dettare la strategia, ma semplicemente di abilitarla in base a quali sono i business model, quali sono i contesti specifici e quali sono le esigenze di ogni singolo vertical. Ogni singolo vertical ha le sue esigenze. Domanda legata alla risoluzione probabilmente delle contestazioni. Bisogna valutare caso per caso quali sono le contestazioni. Abbiamo team che valutano, che sono dedicati a valutare le problematiche che possono emergere in ogni singola transazione, e il fatto di conoscere chi ha inviato denaro, cioè chi ha pagato e chi ha ricevuto denaro, questo permette di avere un contatto diretto con le due parti, quindi alle volte questo può richiedere del tempo per identificare qual è stato l'errore o qual è stato il malfunzionamento o l'incomprensione all'interno della transazione, però diciamo, è comunque un valore aggiunto, perché con PayPal la transazione all'interno della piattaforma PayPal dà la possibilità a PayPal stessa di poter parlare col consumatore che ha pagato, col merchant che ha pagato, e cercare di capire qual è stato l'obiettivo della transazione che non ha generato l'obiettivo atteso. Bene, il mio tempo sostanzialmente è scaduto. Io vi ringrazio molto innanzitutto per la partecipazione, per le domande, molto utili anche per chiarire alcuni aspetti che spesso non sono così intuitivi. E ringrazio PrestaShop per l'occasione che ci ha dato ad essere presenti qui al loro evento. Grazie.